In occasione della festa della donna, qui a Mazara del Vallo ha avuto luogo, sta avendo luogo, l'incontro del PSI, delle donne del PSI, il primo incontro qui a Mazara nasce oggi. Accanto a me la coordinatrice Lucia Bono. Allora, quali le finalità del PSI a Mazara? Allora, è nata proprio in questo giorno perché l'8 marzo è un giorno che le donne socialiste hanno lottato iniziando in America e un decennio dopo in Italia per le lotte verso i diritti socio-economici e soprattutto le discriminazioni e le violenze che ancora tutt'oggi le donne subiscono. Noi abbiamo accettato di essere in questo movimento come gruppo perché tutte le ideologie politiche socialiste si associano a noi. Oggi siamo qui e inauguriamo proprio questo giorno. Speriamo di riuscire a dare il nostro contributo a livello sociale. Ringraziamo l'onorevole Oddo perché ci ha dato la possibilità di essere presenti attivamente in questa situazione. Anche l'amministrazione comunale perché ha messo a disposizione questa sala per questo incontro. Oggi ci dedichiamo tanto al sociale e anche il nostro consigliere Foggia ci sta aiutando per portare avanti tutti i propositi e tutte le soluzioni possibili a quello che non è fattibile in questo momento. Io oggi sono contento che viene istituito questo movimento e quindi vuole dimostrare che il Partito Socialista a Mazara del Vallo cresce costantemente e la presenza di tutte queste donne qui oggi è la dimostrazione che il partito cresce. Ci costituiamo anche qui come gruppo, è un bel gruppo, veramente numeroso, sono orgogliosa. Questo esercito in Sicilia cresce, Mazara avrà il suo bel contributo con delle donne veramente capaci e quindi per me è veramente un motivo di grande orgoglio perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro e che stiamo andando avanti molto bene. E oggi è una festa, ma una festa in senso vero perché dopo tantissimi anni finalmente le donne si sono convinte a scendere in campo anche a livello politico e quindi è una festa trovarle impegnate nella quotidianità, nella famiglia, nella politica, le troviamo come imprenditrici, le troviamo ovunque e questo ci onora e ci fa piacere. Da segretario politico non posso che essere veramente felice di questa giornata e auguri a tutte le donne accanto ad uomini ben pensanti. Donne e politica, continuiamo la kermesse oggi qui a Mazara del Vallo delle donne del PSI. Tu fai parte appunto delle donne del PSI, come mai questa scelta? Questa scelta perché mi sono rispecchiata in quella innanzitutto che è l'ideologia del Partito Socialista Italiano, poi entrando a far parte in questo partito mi sono resa conto della grande valorizzazione che c'è qui nel ruolo delle donne, perché noi siamo fermamente convinti che la donna abbia un ruolo decisivo e sia capace di rimettere davvero in moto lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Tante le cose da fare, quella di oggi una giornata importante, nasce appunto il movimento delle donne del PSI, quali le prospettive? Diciamo che comunque le prospettive ci sono, intanto mi corre l'obbligo di ringraziare l'amministrazione comunale per la location che comunque ci ha autorizzato ad usufruire, che è la Sala La Bruna, luogo di storia e di cultura mazzarese. Detto questo, proprio oggi comunque si va a creare quel movimento che mancava dentro il PSI di donne, che sicuramente noi in qualità di uomini, ma soprattutto di politici, dobbiamo ringraziare soprattutto le donne per esistere, poi non solo, ringraziamo sempre le donne per il ruolo di mamma che comunque svolgono quotidianamente, ma soprattutto di lavoratrice e di imprenditrice. Una cosa è certa, le donne possono dare, diciamo, quel salto di qualità ad un partito, spesso e volentieri sono emarginate dalla politica, noi li stiamo tenendo in considerazione. Ti ringrazio onorevole Oddo perché sta lavorando in sinergia con tutti i comuni della provincia nell'interesse comunque di dare molta visibilità alle donne, perché le donne hanno molta tenacia e sono caparbie, sempre nel rispetto comunque della legalità e della giustizia sociale. Naturalmente noi chiediamo sicuramente un apporto. Io in qualità di consigliere comunale sono a completa disposizione per questo movimento perché sono convinto che in sinergia con la politica del noi e non dell'io possiamo fare tante cose. Io dico semplicemente sono pronto a prendere tutte le istanze, tutte le proposte che faranno le donne stesse affinché comunque possiamo portare delle risposte concrete alla nostra collettività. Onorevole Oddo, oggi si inaugura questa comunità di donne del PSI a Mazara del Vallo in una giornata come quella di oggi, l'8 marzo, dove si festeggia la donna, quindi una giornata scelta ad hoc.
Esattamente, noi come socialisti abbiamo molto puntato sulla presenza femminile. Credo che oggi in provincia di Trapani, senza tema di smentite, il Partito Socialista sia quello che abbia il gruppo dirigente più al femminile. Abbiamo la segretaria provinciale che è una donna, la vice è una donna, un intero gruppo dirigente femminile. E oggi a Mazara facciamo un'operazione importante. Credo che lo vedrete col parterre del nuovo gruppo dirigente che noi oggi esprimeremo. Credo che le donne fra le migliori che sono uscite da questa esperienza elettorale amministrativa recente hanno scelto il PSI. Abbiamo un gruppo dirigente al femminile, questo movimento femminile che parte oggi a Mazara, non a caso proprio l'8 marzo, credo che farà parlare di sé in questa città. Spesso la politica, non solo a Mazara, vive soprattutto attorno ai momenti elettorali, amministrativi o di altra natura, dopodiché poi va in letargo. Noi stiamo dimostrando oggi che lontano da appuntamenti elettorali è possibile riavvicinare la gente alla politica. In una fase storica in cui la gente ha disaffezione dalla politica, la buona politica, come quella che noi che i socialisti vogliono portare avanti a Mazara, può fare riavvicinare la gente per bene alla politica. Questa è la scommessa che parte oggi da Mazara.